Allora, l'offerta formativa del nostro master viene composta da sei diversi postgraduate certificate. Questo significa che dovete sceglierne sei per arrivare al master? No, ne bastano due. Dovete sceglierne due tra education, pain management, approccio osteopatico in ambito della voce, dello sport, della pediatria o dell'ostetricia e della ginecologia, ovvero ambiti di specializzazione in ambito osteopatico. Quindi è fondamentale, se voglio lavorare con questi settori, che io applichi un'attenzione maggiore a questo aspetto. Quindi per semplificare un attimino quella che è la comprensione di come è strutturato il corso, perché non è sempre facilissimo, primo anno sceglierò un postgraduate certificate, il secondo anno ne sceglierò un altro e alla fine del secondo anno inizierò con l'anno di redazione e discussione del progetto di tesi. Unitamente a questo ci sarà un portfolio clinico da dover costruire. Perché è stato aggiunto questo portfolio? Perché nella formazione britannica il Master Postgraduate comprende 90 crediti, non 120 crediti. Nel nostro paese non tutte le università accettano master di 90 crediti per l'accesso al dottorato di ricerca. Abbiamo ritenuto necessario, doveroso, permettere a chi vuole poi continuare la carriera anche in ambito di ricerca, di poter aggiungere quei 30 crediti che saranno necessari poi per chiedere per l'appunto l'iscrizione a un dottorato di ricerca. Anche perché con il riconoscimento alle porte, è fondamentale che all'interno della nostra comunità inizino ad esserci dei PhD, perché saranno quelli che porteranno avanti poi la formazione osteopatica quando l'osteopatia diventerà formazione universitaria. Per cui alla fine del percorso di studi noi abbiamo 30 crediti al primo anno, 30 crediti al secondo anno e il terzo anno ci permette di unire i 30 crediti della tesi più i 30 crediti del portfolio, per arrivare a un percorso magistrale di livello 7 con 120 crediti certificati. Quindi l'esatto corrispondente della magistrale italiana. Esiste un gruppo di postgraduate certificate che hanno degli aspetti clinici, ovvero voce, sport, pediatria e ostetricia e ginecologia hanno tutti una componente clinica. Quindi danno la possibilità di svolgere sei seminari più di frequentare 60 ore di tirocinio clinico all'interno della nostra struttura clinica, per l'appunto che è il CMO. Le valutazioni sono l'aspetto che permette di differenziare un corso qualunque da un corso che è fatto con dei criteri certificabili. Quindi c'è anche la prova d'esame che dimostra che voi avete fatto un percorso di studi che termina con una certificazione. Per questo si chiama Postgraduate Certificate. Ce ne sono invece due che hanno oggettivamente dei risvolti pratici e clinici, quindi non è che non servano da un punto di vista pratico o clinico, ma hanno un altro tipo di scopo, cioè approfondimenti di tipo culturale, di tipo scientifico e l'acquisizione di competenze in aspetti legati alla gestione del dolore clinico e imparare come si insegna tendenzialmente. L'ultimo pezzo è quello legato alla ricerca e alla discussione della tesi. Per preparare questo percorso ci saranno due weekend di approfondimento in ambito di ricerca, il supporto per la preparazione del protocollo di ricerca e naturalmente poi la redazione della tesi. Questi sono i tre aspetti che ci permetteranno poi di concludere il percorso formativo. Protocollo di ricerca, la tesi, più un portfolio clinico. Ad oggi possiamo dire che la formazione di livello bachelor diventa obsoleta e noi ne siamo contenti perché tutti gli osteopati vorrebbero ottenere un livello magistrale. Quindi l'obiettivo è lottare affinché questo diventi il titolo del futuro in ambito osteopatico.